Buonasera, siamo qua, bravi, applauso ai nostri ospiti, la professoressa Lori Paul e il professor Joseph Halpern. Il titolo di questa rassegna, di questo festival, è Le cause delle cose. Normalmente quando uno pensa alle cause delle cose, pensa alla causa del crollo dell'impero romano, oppure alla causa del global warming. Oggi invece noi parliamo di una cosa un po' più astratta, ma non meno importante, la nozione di causalità in quanto tale. Voi direte, e che tema è che c'è di problematico? È ovvio che qualcosa causa un'altra cosa. No, non è ovvio. Non è ovvio che cos'è la causalità, come non è ovvio, tanto che pare ovvio, finché non arrivano i filosofi. Non è ovvio che abbiamo il libero arbitrio, non è ovvio chi siamo, chi sono io, valido per non solo io, per ognuno di voi, sappiatelo, è un problema per i filosofi. Non è chiaro cos'è il tempo. Bene, se si va a vedere questi problemi dal punto di vista filosofico, le intuizioni del senso comune sono veramente scosse e diventano misteriose. Lo stesso vale per la nozione di causalità. La prima domanda da porsi è se le cause e gli effetti sono là fuori nel mondo. Ci sono sul serio o siamo noi che le proiettiamo nel mondo? Hume pensava che fosse un fenomeno psicologico per dare regolarità ai nostri flussi di percezioni. Kant pensava che fosse proprio un a priori, cioè una struttura trascendentale che l'intelletto proietta sulle percezioni che altrimenti non avrebbero ordine. Questi sono filosofi antirealisti rispetto alla causalità. Ce ne sono invece altri che pensano che le cause e gli effetti siano là fuori e noi li dobbiamo scoprire. Ma ci sono molti altri problemi. Uno è, per esempio, abbastanza ovvio e noto, è se la causalità è deterministica sempre oppure no. Cosa vuol dire? Vuol dire che se capita sempre che, dato il presente e le leggi di natura, il futuro è già scritto. Sappiamo da molte interpretazioni della quantum mechanics, della meccanica quantistica, che forse non è così, che forse non tutto è di questo tipo, che ci sono dei momenti in cui il presente non determina interamente il futuro. Questa è una seconda domanda. Poi ci sono altre domande più complesse. Esiste soltanto la causazione tra eventi, rappresentata appunto dalle palle che si toccano e l'una muove l'altra, o per esempio gli agenti o gli enti biologici quando agiscono hanno diversi tipi di causalità? Hanno poteri causali diversi. E le domande continuano e sono numerose. Noi abbiamo qui due dei massimi esperti mondiali su questi temi. La professoressa Paul, che parlerà per prima, viene dalla North Carolina, University of North Carolina, che è una delle massime università al mondo per gli studi filosofici. Studi filosofici come si intendono nel mondo anglosassone, che non è soltanto ripetizione un po' pappagallesca di quello che hanno detto i filosofi del passato, ma tentativo di comprendere i problemi più profondi della nostra vita, di oggi, ma in generale delle strutture dell'universo. Lei affronterà la questione dal punto di vista filosofico, vedrete, ma non sarà noiosa, parlerà anche di film, perché questo tema di che cos'è la causalità tocca molte altre questioni importanti filosoficamente. Il professor Joseph Halpern invece è un esperto di computer science, di informatica. Voi direte, perché un esperto di informatica è qui a parlarci di computer? Una buona domanda, non so neanche io la risposta, ce la spiegherà lui perché è qui oggi. Spero che non abbia sbagliato festival, ma credo di no, credo e so che ci dirà cose da un punto di vista molto originale su un tema che sembra ovvio, ma non lo è, come quello della causalità. Siccome ci sarà un'altra presentazione, noi finiremo massimo verso le 8:25, 8:30 e vogliamo lasciare tempo per un paio di domande. Mi dispiace se qualcuno non avrà modo di fare la propria, ma cercheremo di farne più possibile. Allora, buon divertimento. A cause makes... Una causa fa accadere qualcosa. Se vediamo chiaramente che possiamo giudicare che quello che colpisce le palline in realtà è quello che causa la rottura. È un esempio di un caso di causalità ed è facile giudicarlo in questo modo. Siamo in grado di
capire che la rottura viene causata da, appunto, la causa, semplicemente osservando l'interazione. Molto lavoro nella filosofia della causalità si focalizza sull'analisi delle cause della relazione. Che cos'è la causalità? Quale ne è il carattere e qual è la natura? Questa è la questione filosofica. Questa questione filosofica ha delle applicazioni che sono molto importanti per una serie di pratiche e discipline scientifiche. Ora, il nostro modo normale di pensare alla causalità, l'esperienza normale di causalità, lo fa sembrare come qualcosa di, come una relazione profondamente intuitiva. Vediamo l'immagine, ad esempio, di una persona che gioca a biliardo. È una cosa normale, naturale da fare. Immaginate che volete fare una festa per una cena. Pianificate il menù, andate al mercato. You go to the market. You think about the ingredients. Pensate agli ingredienti che volete acquistare. Acquistate quegli ingredienti, poi acquistate tutto ciò di cui avete bisogno, lo portate a casa, mescolate chiaramente il bianco dell'uovo nella farina per fare la pasta, cercate di non cucinarla troppo, di non scuocerla, preparate la cena, arrivano gli amici, vi sedete e cenate insieme. Questa è una cosa molto normale, molti di noi l'hanno fatta spesso. È un modo normale per sperimentare, per vivere la causalità, acquistare il cibo, realizzare la cena, prepararla, cucinarla, sedersi, mangiare. Sono tutte azioni causali, che praticamente c'è una causalità dall'inizio alla fine. Se la pensiamo in questo modo, possiamo riconoscere che anche se normalmente non parliamo di causalità, lo comprendiamo in maniera profonda e intuitiva e viviamo in un mondo di cause ed effetti. Quindi senza la causalità non potremmo vivere la nostra vita, il mondo non potrebbe evolvere, non potremmo esistere. Senza la causalità moriremmo brutalmente, rapidamente, anche prima di respirare. Il corpo semplicemente crollerebbe, l'organismo crollerebbe. Come dicevo, è un modo normale, familiare, in cui comprendiamo la causalità, cioè manipolando e interagendo col mondo esterno. Ma ci sono dei modi più sottili in cui la causalità ci governa, perché definisce il modo in cui sperimentiamo il mondo dentro di noi. Definisce, ad esempio, la direzione del tempo. Una causa accade prima dell'effetto. La causa, normalmente, si verifica prima del proprio effetto. La direzione del tempo, da prima a dopo, sembra determinare la direzione in cui si muove il mondo, in avanti piuttosto che indietro. E in risposta viviamo la nostra vita in avanti piuttosto che indietro. Un modo fondamentale in cui questa cosa emerge è il modo in cui pianifichiamo e agiamo. Pianifichiamo e agiamo verso il futuro, in avanti, come risposta della direzione del tempo e della causa. Non avrebbe senso pensare: farò la cena domani sera, la preparerò, e poi pensare alle cose che avrei dovuto cambiare magari prima, perché non posso più cambiare le cose del passato. Io chiaramente ho dovuto preparare quella cena per domani sera. Il tempo e la causa sono intrecciate, quindi chiaramente non possiamo distinguere a volte le cose che ricordiamo, che riguardano il passato, invece quelle che prevediamo, che riguardano il futuro. Inoltre, facciamo affidamento su questa distinzione tra memoria e anticipazione, per comprendere noi nel modo più profondo del modo in cui, se perdiamo i nostri ricordi, non sappiamo più chi siamo, perché non riusciamo più a capire le ragioni, i motivi per cui agiamo nel presente. Se abbiamo perso il nostro senso di quello che facevamo in passato, non possiamo anticipare il prossimo momento, non possiamo prevederlo. E c'è un'idea importante in cui non riusciamo più a capire chi siamo. Non possiamo manipolare il mondo attorno a noi, non possiamo prevedere quello che possiamo fare in futuro, non possiamo più pianificarlo. Inoltre, se non possiamo distinguere tra ciò che ricordiamo e quello che prevediamo, innanzitutto dobbiamo essere in grado di ricordare, e poi dobbiamo essere in grado di prevedere. E che cosa prevedere? Terzo caso, dobbiamo distinguere tra ricordare e prevedere. Uno è all'indietro e uno è in avanti, altrimenti non riusciamo a capire perché agiamo, come agiamo e anche qual è il nostro luogo nel mondo, la nostra posizione. Un fantastico film di fantascienza, Memento, è un uomo
che ha soltanto la memoria a breve termine, non riesce a ricordare nulla nel passato, nel lungo termine. Come risultato deve scoprire se stesso ogni volta, in ogni momento successivo, deve cercare di interpretare dagli indizi del presente chi era in passato e chi sarà in futuro. E il film ci racconta proprio questa tragedia per una vita umana, in che modo deve tentare continuamente di interpretare questi indizi che per chiunque di noi normalmente sarebbero molto chiari, cose che evocano dei ricordi quando cerca di comprendere chi lui sia. Sono dei modi in cui tutti comprendiamo la causalità e possiamo sfruttare questa relazione causale nel vivere la nostra vita, ma il problema è che più pensiamo alla relazione causale, anche se abbiamo una comprensione intuitiva, ci sembra abbastanza ovvia, ma più è oscura, interessante, e più diventa oscura e interessante. Se andiamo a vedere da vicino, risulta che ci sono vari modi per comprenderla e molte domande che vengono sollevate. E nel libro abbiamo esplorato molte di queste idee. Una delle questioni principali è: come sappiamo se una cosa ha causato un'altra cosa? Possiamo vedere la causalità nel mondo o dobbiamo scoprirla grazie ad altri mezzi? Come possiamo comprendere questo mondo di cause e effetti che normalmente abbiamo un po' di difficoltà a comprendere? Come possiamo distinguere tra una causalità e delle false apparenze? Ora, normalmente approcciamo questa questione, pensiamo alla causalità in maniera intuitiva, sulla base della nostra esperienza normale, proprio come dicevo all'inizio. Vi ho fatto un esempio di pianificare una cena di compleanno, una festa, ogni giorno chiaramente questo può essere fatto, possiamo capirlo. Allora, la causalità è quella cosa che ci consente di fare cose come pianificare una cena di compleanno, oppure possiamo dire implica delle forze che magari ci consente di cambiare l'ambiente intorno a noi, di far muovere le cose, di spostarle. Io penso di poter vedere la causalità, io so quando c'è la causalità. Ricordiamo l'esempio che abbiamo visto insieme: se andiamo a vedere il momento in cui con la palla colpiamo tutte le altre palle del biliardo, capiamo cos'è la causalità. Quindi osserviamo da vicino e la questione è: dov'è qui la causalità? Quello che vediamo nel biliardo, vediamo la stecca che si muove e vediamo la pallina che si muove e poi vediamo tutte le altre palle del biliardo che si muovono. Non vediamo la relazione causale tra tutti questi eventi. Il filosofo scozzese del XVIII secolo, David Hume, ha notato questa cosa e se ne è preoccupato. La sua preoccupazione era, in effetti, quello che lui pensava. Quello che vediamo sono una serie di eventi, una serie continua di eventi, e li vediamo spesso. Vediamo questi pattern, questi modelli nel mondo, ma vediamo la causalità? La osserviamo? Non sembra che la osserviamo. Hume, in effetti, si preoccupava che quello che succedeva è che la mente costruiva un'impressione di causalità. Quindi vediamo una serie di eventi che succedono e praticamente noi andiamo poi a sovrapporre la causalità sul mondo reale, ma è una proiezione della nostra mente, in effetti. Secondo lui, la mente crea delle associazioni fra serie di eventi. E come risultato dell'abitudine associamo certi tipi di eventi contigui come causa ed effetto. Ma anche se facciamo questa associazione, non vediamo effettivamente, non individuiamo quella causalità nel mondo. Vediamo il movimento di una serie di palle, una dopo l'altro, ma non osserviamo la congiunzione di un evento e dell'altro, non la causalità vera e propria. Questa è una preoccupazione di scetticismo, e lui era un filosofo brillante e scettico. Potremmo dire: ma è vera questa cosa? Sembrava che in effetti si potesse vedere. Osservando il momento in cui la pallina colpisce le altre del biliardo, sembra un evento, una causalità. Però è importante mantenere questa prospettiva e non essere ingannati. Il motivo per cui ci si può ingannare è che gli psicologi hanno scoperto che è corretto che la mente crea un'impressione causale del mondo, e la mente quindi va a sovrapporre quello che vediamo col mondo, va a sovrapporre su quello che vediamo nel mondo una serie di rapporti causali. Il modo in cui Albert Machan, lo psicologo belga, ha scoperto la nozione di impressione causale, vi mostrerò una slide molto semplice, e lui ha scoperto che quello che vediamo qui, vediamo una serie di immagini visive
E quando abbiamo una serie di immagini visive, ci sembra di vedere degli oggetti vicini che si muovono in un modo particolare, quindi sembra che creiamo e aggiungiamo la causalità al mondo. In un caso molto semplice, sembra che la pallina rossa colpisca quella blu e la faccia spostare. È una cosa standard. In effetti, pensate a quello che state vedendo. Vedete un'immagine rossa che si muove lungo lo schermo. In effetti ora la vedete in una posizione diversa, quindi sembra che si sta muovendo. Poi vedete l'immagine blu in una posizione diversa sullo schermo. E quello che ha fatto la mente quando ha visto questa serie di immagini ha costruito un'idea di quello che Michon ha chiamato il lancio causale. Sembra che la palla rossa abbia lanciato, abbia portato avanti la palla blu. In effetti non c'era una causalità. Forse c'è il programma software che ha creato quelle immagini, ma non c'è una causalità diretta fra le diverse immagini. Quindi la mente ha costruito quell'idea di causalità. Se pensate come funzionano i giochi computerizzati, è una cosa che viene sfruttata appunto dai giochi che si fanno al computer. Quando siete al computer, state interagendo con l'hardware che crea una serie o una congiunzione di impressioni visive sullo schermo. Magari abbiamo qui una chiazza di colore, lì un'altra, quello che state facendo, state creando queste chiazze diverse. Questo consente alla vostra mente di vedere lo schermo e pensate che magari che avete preso la pistola e state sparando al cattivo. Quindi avete costruito questa idea di causalità sulla base di quello che vedete sullo schermo, ma non vi è una causalità diretta tra le diverse immagini che vediamo sullo schermo. In realtà è l'hardware che l'ha creato. Quindi andiamo a vedere di nuovo il colpo con la stecca, vediamo una serie di immagini, ma sembra che osserviamo la causalità qui, la causa-effetto. Quindi che cosa faremo? Il problema che ci troviamo ad affrontare è che dobbiamo vedere se in effetti esiste questo rapporto di causa-effetto. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo dedurne l'esistenza. Vi è il rapporto causa-effetto nel mondo. Se siamo in grado di fare affidamento su questo, se possiamo manipolare il mondo in maniera causale, c'è la causalità se possiamo fare dei piani e avere un risultato, tipo la festa per la cena organizzata per festeggiare. E i filosofi, se pensano a come possiamo essere realistici, come possiamo dedurre questo senso di causalità, poi vogliono scoprire qual è la teoria giusta del rapporto causa-effetto. Ho iniziato da questo. La questione filosofica è qual è la relazione causale, qual è la sua natura, il carattere. Qual è la teoria della relazione causale che dovremmo sfruttare, utilizzare per capire il rapporto di causa-effetto nel mondo? Una prospettiva è che i giudizi causali sono catturati dai controfattuali. I controfattuali sono una descrizione di una cosa che si chiamano dipendenza o relazione controfattuale nel mondo. Possiamo dire che abbiamo una dipendenza controfattuale se abbiamo un evento del mondo, come appunto la pallina che va a colpire tutte le altre del biliardo e la rottura di quel gruppo di palline. E quindi l'idea però è che quella pallina non ha, se la pallina non colpisce tutte le altre non si aprono. Ma noi sappiamo che se la prima pallina non va a colpire quel triangolo di palline del biliardo, quel triangolo non si aprirebbe. Quindi quell'apertura dipende dal colpo che arriva dalla pallina colpita dalla stecca. Quindi una teoria è, questa è la causalità, è il tipo di modello della dipendenza controfattuale. Ma i filosofi passano molto più tempo a discutere fra di loro che fare tutto il resto. Naturalmente ci sono delle obiezioni e altre teorie, e nel mio libro si parla di alcune di queste obiezioni. E c'è un'altra teoria che sostiene che non esiste la dipendenza controfattuale. Invece è una cosa diversa. Che cosa potrebbe essere? C'è un'altra idea naturale. Forse la causalità implica il trasferimento di una quantità conservata, ad esempio il momentum, quindi lo slancio. E con questo punto di vista noi potremmo dire che cos'è la causalità? È il trasferimento di questo slancio, praticamente è una forza che viene trasferita a quel triangolo di palline. Questo è il rapporto di causa-effetto. Queste prospettive sono contrarie, le diverse teorie di che cos'è la causalità. E chiaramente ci si chiede qual è quella corretta. Non ho una risposta per voi. Tuttavia, il professor Halpern ci parlerà della teoria del controfattuale. Però, sicuramente, se pensate che la teoria delle forze, del movimento, sia migliore, potete fare affidamento su di questo.
E quindi chiaramente sono queste le teorie principali a cui fare affidamento. Dal momento che non abbiamo una risposta unica, qui noi facciamo le domande, non diamo le risposte come filosofi. Allora, qual è la nozione intuitiva di rapporto causa-effetto? E vi dirò qualcosa di più per avere un'idea migliore di qual è la natura della relazione causale. Quindi suggerivo che la nostra idea intuitiva di causalità è legata al senso, all'idea del tempo. Pensiamo che la causalità sia diretta verso il futuro. Quindi causiamo una certa cosa quando vogliamo avere un impatto, vogliamo che certe cose accadano e vogliamo che quindi qualcosa possa essere causata da un'altra cosa. Quindi perché pensiamo che si passi sempre dal prima al dopo? Potremmo anche andare nell'altra direzione, andare all'indietro nel tempo. Un modo affascinante per comprendere la relazione profonda fra la causalità e il tempo viene dalla possibilità teoretica del viaggio nel tempo. In questo contesto i filosofi hanno esplorato la natura concettuale della possibilità di cambiare il passato e quindi chiudere i loop causali. Quindi la causalità all'indietro è una causalità dove quello che facciamo ora causa qualcosa nel passato. Come funziona? Immaginate che in effetti il National Geographic ha costruito la macchina del tempo, l'ha portata qui e io la utilizzo. Quindi ho questa macchina del tempo e praticamente faccio in modo di arrivare al 1815. Ne esco dalla macchina del tempo, faccio delle cose, incontro delle persone e improvvisamente quello che ho fatto, ho causato qualcosa nel passato. Siamo nel 2018 e sono entrata nella macchina del tempo e sono andata al 1815. Ho fatto succedere qualcosa nel 1815. Questa è una causalità all'indietro, un evento del presente che causa qualcosa che succede nel passato. Quello che facciamo qui, stiamo invertendo la relazione causale contraria alla direzione del tempo. Il tempo continua ad andare avanti, invece la causalità, il rapporto causa-effetto, va all'indietro. Significa che possiamo cambiare il passato? Sembra che ci sia questa possibilità, la possibilità della causalità all'indietro, che ci è stata data dalla possibilità di viaggiare nel tempo. Suona paradossale, perché o la macchina mi porta al 1850 oppure no, non posso dire che sono uscita dalla macchina del tempo e non è successo, sarebbe una cosa incoerente. Molti filosofi dicono non possiamo cambiare il passato, non si può partecipare al passato. Allora, in questo caso, diciamo che in 10 minuti io entro nella macchina del tempo, torno al 1850, esco dalla macchina del tempo in quell'epoca, sicuramente sto dicendo che incontrerò delle persone che ho incontrato nel 1850. Non sto dicendo che un evento che è successo nel 1850 e porta a un altro evento. Non è il modo giusto di pensare al viaggiare nel tempo o al rapporto causa-effetto. Significa che non posso cambiare il passato e questa relazione causale esiste in un modo che è timeless, senza tempo. In altre parole, se potessimo andare nel tempo potremmo avere dei loop causali. Che cos'è un loop causale? Vi invito ad osservare questo film di fantascienza che parla dei loop causali. Questo è un diagramma dei loop causali in questo film. Il viaggio nel tempo è il modo migliore di spiegarci cos'è un loop causale. Torniamo al mio esempio. Sono entrata nella macchina del tempo, ho programmato le lancette per andare al 1850, incontro delle persone, alcune delle persone che incontro in realtà sono i miei nonni, i miei antenati, e li ho presentati, si sono innamorati, hanno creato mio nonno e mio nonno ha creato i miei genitori, mia madre poi mi fa nascere e posso entrare nella macchina del tempo, posso tornare indietro nel tempo, posso presentare mio nonno a mia nonna o i miei avi fra di loro. E questo che succede? Sono arrivata al 1850, ho fatto in modo che i miei nonni si incontrassero e loro hanno fatto in modo che mio nonno nascesse e poi mia madre è nata e mia madre ha fatto nascere me, e questo consente a me di causare la mia azione di entrare nella macchina del tempo e tornare al 1850. Significa che continuiamo a girare in modo infinito in un cerchio paradossale? No, dobbiamo uscirne, dobbiamo avere una prospettiva timeless, senza tempo, riconoscendo che quello che abbiamo sempre è questo loop causale su uno sfondo di un universo senza tempo. Così possiamo comprendere la possibilità dei loop causali, dove non cambiamo il passato, non cambiamo il futuro, semplicemente partecipiamo senza fine a quello che avviene.
E vi è un paradosso che si chiama il paradosso del nonno, che discusse la possibilità di cambiare il passato. Se posso tornare nel tempo e incontrare mio nonno, potrei conoscere il bisnonno. Torno indietro nel tempo, esco dalla macchina del tempo e cerco di uccidere mio nonno. Ma poiché il bisnonno è vissuto, non posso ucciderlo. Quindi racconterà delle storie su una pazza che cercava di ucciderlo continuamente, quindi magari io continuo a cercare di ucciderlo, ma fallisco e lui vive fino all'età di 85 anni, ha dato vita a mio nonno. Sto parlando di fantascienza. Sì, è fantascienza, ma è legata a una domanda importante della scienza. Ci sono questioni importanti sulla causalità nel tempo che sono presenti nella fisica contemporanea. Vediamo la struttura della causalità con la direzione del tempo e della causalità, e questo è molto importante da studiare. Questi aspetti sono stati studiati in fisica, e vedere i wormholes che ci consentono di fare dei tunnel nel passato. Alcune persone hanno usato questa possibilità teorica di per viaggiare nel tempo, nel passato, attraverso questi tunnel. E il pensiero è questo: se il tunnel rende possibile il viaggio nel passato, si può cambiare il passato, ma sappiamo che questo non è possibile, non è coerente, quindi non vi è la possibilità teorica di un tunnel nel passato. Non si può cambiare il passato, e ora che capiamo come possiamo partecipare al passato, apriamo la possibilità teorica di buchi all'indietro che ci portano al passato. Questo è un collegamento molto importante con la termodinamica. La seconda legge dice che lo stato di entropia di tutto l'universo come sistema isolato può aumentare nel tempo. Quindi parliamo della direzione del tempo. La domanda che ci interessa riguarda la direzione dell'entropia, che comporta la direzione dall'ordine al disordine, al caos. E che cosa che causa la disorganizzazione? Quindi abbiamo la direzione della causazione, la direzione dell'entropia e la direzione del tempo. E una domanda importante di cui si parla è se la direzione dell'entropia coincide con la direzione del tempo e con la direzione della causalità, e tutte queste direzioni sono parallele. Allora stiamo parlando della stessa cosa, di una relazione profonda, le tre frecce sono sovrapposte. E in chiusura, abbiamo pochi minuti, quello che ho cercato di fare è di sottolineare quelle relazioni tra la causalità, il tempo e l'entropia, e queste sono legate alla termodinamica in generale. Ci aiuta a capire in modo molto ricco e profondo l'evoluzione causale dell'universo. Quello che sappiamo ora, dopo averci pensato e come dovremmo pensare alla causalità, è che il passare del tempo è legato all'energia nell'universo. La direzione del tempo, la direzione della causalità è la direzione dell'entropia. Quindi capire le frecce del tempo sono la base del trattamento asimmetrico dello stato iniziale e finale dell'universo e la comprensione di noi e della nostra relazione con il mondo esterno. Grazie. Allora, molte grazie professor Paul, e adesso professor Halpern, che insegna a Cornell, che è un'altra grande università degli Stati Uniti. Please. Okay. Allora, per darvi un po' la mia formazione, sono un informatico, ho un dottorato in matematica e parlo qui di causalità, che in realtà è un tema filosofico. Perché? Molto importante nell'informatica, e poi vi farò capire perché. Dal momento che sono un matematico, non affronterò tanto la questione filosofica, ma voglio utilizzare la causalità perché ho bisogno di un buon modello formale. Non è sufficiente per
me avere una discussione filosofica. Voglio poter lavorare per applicare nel campo delle applicazioni, ad esempio questa linea di codice è la causa del crash del programma e per questo abbiamo bisogno di un modello formale. Devo scusarmi perché avremo un po' di tecnologia, di formalità tecnica, ma se fate un po' di attenzione vedrete che non è difficile seguire. Allora, sappiamo che capire il nesso della causalità è difficile. Nella letteratura ci si focalizza su due tipi di causalità. Uno dai filosofi viene chiamata quella causalità del tipo, cioè il fumo causa il cancro. L'altra si chiama la causalità effettiva. Se fumiamo per 30 anni, per questo poi uno sviluppa il cancro. Allora, perché ci interessa? Supponiamo che io vi dicessi, è vero, ieri sera ero ubriaco ed è anche vero che pioveva a catinelli. Il motivo per cui ho avuto l'incidente è perché i freni non hanno funzionato ed è per questo che sto praticamente citando in causa la General Motors. Noi in America lo facciamo molto. Allora, perché pensiamo appunto che i freni rotti hanno causato l'incidente, quindi la causalità di questo tipo è che appunto la pioggia può causare gli incidenti o guidare in stato di ebbrezza può causare un incidente. Però in realtà il problema qui sono i freni, non è la pioggia e non è la guida in stato di ebbrezza. Che cosa significa? Che dobbiamo rispondere a queste domande ed è una cosa che succede molto spesso. Se io devo citare in giudizio la General Motors, devo dimostrare che sono i freni rotti la causa dell'incidente. Alla fine poi vi spiegherò che cosa significa questo nel contesto dell'informatica, della computer science. Che cosa significa quando diciamo che A è causa di B? La relatrice ha menzionato varie cose. La causalità risale a migliaia di anni fa. Se risaliamo a Hume, io sono un informatico. Per noi chiaramente parliamo dei paper che sono abbastanza recenti, non so, di un anno e mezzo fa, di 10 anni fa, ma una tendenza recente che risale a Lewis degli anni 70. Qui parliamo della preistoria dell'informatica, di controfattuali, questa idea che A è causa di B e che se A non succede non succederà neanche B, e questa è la definizione che viene utilizzata, la causalità but for. Se non fosse successo A, B non sarebbe successo. Per questo parlavo dei freni. Se i freni non fossero stati difettosi, io non avrei avuto l'incidente. Non è il fatto che ero ubriaco, io guido benissimo quando sono ubriaco, sono stati i freni. E anche se io non fossi stato ubriaco, avrei avuto comunque l'incidente. Quindi c'è un ragionamento controfattuale in questo senso. E voglio essere molto preciso in questa cosa, utilizzando i modelli causali, quindi con delle equazioni. Vedete che abbiamo tre definizioni qui. È difficile essere precisi in questo senso. Nel 2001 abbiamo una definizione di Halpern e Perl qui in questa conferenza. Quello che vorrei fare, come dicevo, ho un dottorato in matematica, voglio dimostrare che la mia definizione è corretta. Io devo dimostrarle questa cosa, perché ho un dottorato in matematica. Qui, se qualcuno mi dicesse qual è la teoria, ma io comunque a me interessa la dimostrazione. Non è chiaro cosa significhi dimostrare che questa definizione è corretta, però i filosofi e gli avvocati portano una serie di esempi che sono difficili da contrastare. Il modo in cui noi testiamo che la nostra definizione è corretta e vediamo, guarda come funziona bene in tutti questi esempi. Allora, con questo approccio è che chiaramente qualcuno può sempre portare un altro esempio per dimostrare che la definizione non è corretta, ed in effetti è proprio quello che succede. Qui vediamo, nel 2005 abbiamo avuto un'altra pubblicazione. Uno studente ha presentato un esempio per dimostrare che la definizione non era corretta. L'abbiamo quindi siamo intervenuti, abbiamo visto un'altra definizione. 10 anni dopo ho letto una pubblicazione che non capivo completamente sulla causalità. Mi sembrava che volessero dire una cosa, ma non era quello il senso di quel paper, di quella pubblicazione. Quindi abbiamo elaborato di nuovo la definizione, l'abbiamo migliorata, ma succede sempre che qualcuno arrivi con un altro esempio. Comunque vi darò una definizione che è ancora utile. Come informatico voglio essere ancora pragmatico e dire che se è utile
vuol dire che ha delle buone caratteristiche. Allora, perché è difficile? Che cosa rende difficile il rapporto causa-effetto, la causalità? Voglio dirvi perché non funziona la definizione but for, che dice che se A è causa di B, se A non fosse accaduto, neanche B sarebbe accaduto. Sono i freni la causa dell'incidente. Se i freni non fossero stati difettosi, io non avrei avuto un incidente. E in questo esempio, Susie prende un paio di sassi e li mette in una bottiglia. Se praticamente Susie avesse tirato questi sassi in maniera più, se fosse stata più precisa, quelli di Billy avrebbero fatto a pezzi la bottiglia. Quindi voglio dire che in questo caso è Susie la causa e non è Billy che ha causato quello che è accaduto. Ma qui la definizione but for non funziona, perché se Susie non avesse lanciato il sasso, comunque quella bottiglia si sarebbe rotta comunque, perché sono stati quelli di Billy a rompere la bottiglia. Questo è un esempio dei filosofi. Ma perché ci interessano? Questo succede molto spesso in un contesto legale. Ero in un seminario, parlavamo con filosofi, con avvocati, e stavano presentando questo caso dove un uomo è morto per overdose di eroina. E chiaramente volevano accusare il pusher di omicidio. Tutti erano d'accordo che sarebbe morto comunque in un paio di giorni, magari per insufficienza cardiaca congestizia, se non fosse morto per overdose. E chiaramente probabilmente lui sarebbe morto lo stesso, e lo sapeva, e per questo ha voluto prendere la droga prima di morire, voleva sentirne l'effetto. Quindi il mio cliente non è la causa della morte in quel senso, si diceva. E in quel seminario sentivamo anche i giudici, uno dei giudici della Corte Suprema, che diceva: non c'è la causalità but for, ma per, cioè quella che dicevamo, se A non accade, non può accadere B. L'idea più o meno è questa: immaginiamo che Bill non ha colpito la bottiglia. Ora abbiamo la causalità but for, cioè se Susie non avesse lanciato la pietra, la bottiglia non si sarebbe rotta. Ma anche Billy può essere la causa. Allora perché diciamo che è Billy la causa? E a questo punto i miei figli direbbero: da, perché Billy non ha colpito la bottiglia. Questo è quello che viene intuito. Ma come si può precisare questa cosa? Se cerchiamo di una definizione formale che possono utilizzare i legali, che posso utilizzare a livello di informatica, che catturi questa intuizione, che catturi questo momento di illuminazione, diciamo. Ma non è così semplice. Allora, ora passiamo a una cosa un po' tecnica, ma non è così difficile. Quello che facciamo come primo passo: utilizziamo il modello causale, e l'idea del modello causale, andiamo più lentamente qui, è che il mondo viene descritto da una serie di variabili. Che cosa sono le variabili? Quindi ci sono variabili che Susie ha lanciato il sasso, se l'ha fatto o no, la variabile ha due valori, o sì o no, ha lanciato il sasso, sì o no. È Billy che ha lanciato il sasso, sì o no? La bottiglia si è rotta, sì o no? Ero ubriaco ieri sera, sì o no? Sono queste le variabili. Quando cerchiamo di decidere la causalità, bisogna decidere quali sono le variabili rilevanti, e poi le chiamiamo equazione strutturale. Che cosa significa? Che il modello, ecco, nel modello ipotizziamo che le variabili siano esogene, sono determinate al di fuori del modello. Perché Susie ha lanciato il sasso? Non lo so e non mi interessa. È al di fuori della portata del campo del modello. Il motivo per cui ha lanciato il sasso è un motivo esogeno. Poi abbiamo le variabili endogene, sono quelle variabili che mi interessano, le posso cambiare. E con un intervento voglio intervenire su una variabile e vedere che cosa sarebbe successo se quella variabile avesse avuto un valore diverso. Ad esempio, se io dico una variabile endogena è il fatto che ero ubriaco, cosa sarebbe successo se io non fossi stato ubriaco? Questo è un intervento, si può intervenire magicamente. Quella variabile può essere fissata da 1, sì, sono ubriaco, a 0, non sono ubriaco. Quindi, se dico che abbiamo delle equazioni qui, queste sono le equazioni che ci dicono in che modo il valore della variabile x è influenzato da y e u. Quando io dico che x è uguale a y più u, sto dicendo che se io posso fissare y a 3 e u a 5, x avrebbe il valore di 8.
E questo è il modo in cui dovete interpretare questa equazione. L'equazione ci dice qual è il variabile, il valore di quella variabile in funzione di altre variabili. Quindi posso dire delle cose come: sì, se io sono ubriaco, chiaramente faccio un incidente con l'auto. C'è un'equazione che dice che se la variabile ubriaco è 1, vuol dire che è ubriaco, e sicuramente ci sarà un incidente, la macchina andrà a sbattere. Possiamo descrivere il modello utilizzando un grafico. E questa è un'intuizione importante. In cima abbiamo la variabile esogene. Questo determina i valori di queste variabili. E queste frecce ci dicono che il valore di B è determinato da A e A alla prima. Abbiamo queste variabili e queste frecce. L'idea è che il valore di questa variabile è determinato dai valori dei genitori di A e A primo. Il valore di A è determinato da U, il valore di A alla prima è determinato da U. Abbiamo un'equazione che ci dice qual è l'equazione di B in funzione di A e A alla prima. Come il valore di B è determinato dai valori di A e A alla prima. Questa è l'idea di questo modello. Ora faccio un esempio. Immaginiamo che abbiamo delle persone che amano giocare con il fuoco e quindi causano incendi dolosi. E che cosa fanno? Utilizzano i fiammiferi. E abbiamo due scenari. Uno scenario è disjunctive, cioè o uno o l'altro causa l'incendio. O una persona che utilizza il fiammifero e quindi fa partire l'incendio, o l'altra. Poi abbiamo invece lo scenario conjunctive, congiunto. Immaginiamo and, quindi tutte e due le cose. Se è Lori che lascia cadere un fiammifero nella foresta, lo faccio anch'io, causiamo tutte e due l'incendio insieme. Quindi uno è disgiunto e uno è congiunto. Abbiamo di nuovo le variabili endogene che determinano perché ci piace giocare con i fiammiferi. Chi lo sa e che ci interessa? È determinato al di fuori del campo del modello. Abbiamo poi due variabili che dicono: la prima persona fa cadere un fiammifero, il secondo fa cadere un fiammifero, quindi 0 o 1, o lo fa cadere il fiammifero oppure no. Alla fine abbiamo una variabile qui che praticamente questa forza è praticamente l'incendio della foresta. Quindi prendiamo un fiammifero, ecco, questo è quello che oggi si chiamano O. Quindi è questo che fa cadere il fiammifero o è l'altro nello scenario disgiunto. Nello scenario congiunto abbiamo un AND, quindi E, quindi tutti e due utilizzano il fiammifero. Le equazioni praticamente ci dicono: abbiamo due storie. In una storia abbiamo praticamente la foresta che si incendia perché o l'uno o l'altro giocano col fiammifero, nell'altro invece sono tutti e due che giocano con i fiammiferi. La differenza di queste storie è la differenza di equazioni. Le equazioni descrivono come funziona il mondo. Ora, utilizzando questi modelli, voglio scoprire che cosa significa per A essere la causa di B. Se A è la causa di B, dipende dal modello, significa che i legali possono sostenere qual è il modello migliore per descrivere il mondo. Magari in un modello è A la causa di B, in l'altro modello A non è la causa di B. Allora, ipotizziamo che abbiamo un modello con un contesto. Dimmi che cosa è successo in cima, all'inizio. Quali sono i valori delle variabili esogene? Billy ha lanciato il sasso? Susie ha lanciato il sasso? È tutto determinato dalle variabili esogene. Una volta che so che cosa è successo e conosco il modello, dirò: non dovete spaventarvi dalla matematica, non è così complicata, non vi preoccupate. Allora, questo ci dice qual è la causa? Il fatto che x ad 1 è 0 e questo è 17. Praticamente questa è la causa della foresta che si brucia. Quindi questo è A e questo è B. Voglio sapere se A è la causa di B. E qual è il significato di dire che A è la causa di B? Ci sono tre condizioni. La prima dice, per dire che A è la causa di B, A e B sono entrambi veri. Non diremo mai che il fatto che io ero ubriaco ha causato l'incidente e il fatto che i freni difettosi hanno causato l'incidente, a meno che io non abbia avuto l'incidente e che in effetti i freni fossero difettosi. Questa sembra una cosa che non si può contrastare, che non si può negare. Ora vediamo la parte in blu. Ricordate che l'idea che cerchiamo di catturare è che A è la causa di B, ma se A non fosse successo, neanche B sarebbe accaduto. Qui abbiamo cambiamo i valori di x con 1 e x con k per vedere se questo cambia il risultato.
Allora, se x con 1 fosse stato diverso, invece di 1 fosse stato 3 e l'altro fosse stato magari 5, se avessero avuto valori diversi, forse non ci sarebbe stato un incidente, quindi phi non sarebbe accaduto. Questo è il controfattuale. Quello che rende le cose diverse è che sto consentendo ad altri valori di essere corretti da valori effettivi. Questo non ha senso per voi, non vi preoccupate della parte in blu, vi sto facendo soltanto degli esempi. Abbiamo un'altra condizione che dice: non abbiamo qui delle cose che sono irrilevanti. Sicuramente il fatto che Susie abbia lanciato il sasso ha causato l'incidente, ma non è che perché ha lanciato il sasso e ha starnutito. Quello che vogliamo dire è che ciascuno degli incendiari sono praticamente, se io e Lori entrambi abbiamo giocato con fiammiferi, ciascuno di noi ha una causa e i legali sarebbero d'accordo. Se non avessi lanciato il fiammifero non ci sarebbe stato l'incendio, se Lori non avesse lanciato il fiammifero non ci sarebbe stato un incendio. Quindi questo è un caso semplice. Mostra che possiamo avere più cause per un effetto, ci possono essere più motivi per cui c'è stato un incendio. Ora parliamo del caso in cui abbiamo soltanto un fiammifero. Ci vuole un solo fiammifero. A questo punto dobbiamo cambiare entrambe le persone per avere un risultato diverso. È questo che ci dice la definizione. Ma saltiamo questa parte. Parliamo di Susie e Billy invece, perché qui c'è una lezione importante. Diciamo che vogliamo modellare Susie e Billy che lanciano i sassi. Abbiamo una variabile che dice che Susie lancia, lancia o non lancia, Billy lancia o sì o no, la bottiglia si rompe o sì o no, e questo è il modello causale. In questo modello la bottiglia si rompe se o Susie o Billy hanno lanciato il sasso. Il problema con questo modello è che se Susie e Billy sono praticamente simmetricamente, svolgono lo stesso ruolo, Susie è una causa, Billy è una causa. Ci vuole un solo fiammifero per far partire l'incendio. La stessa cosa, uno di loro può lanciare e la bottiglia si rompe. Sosterrei che questo è un cattivo modello, perché in questo modello entrambi, Susie e Billy, sono tutte e due cause. Ma io sosterrei che questo è un cattivo modello. Perché è un cattivo modello? Perché pensiamo che Susie sia la causa e che non sia Billy? Perché il sasso di Billy ha lanciato la bottiglia, quello di Susie no. Il guaio con questo modello è che non abbiamo il fatto che è stato il sasso di Susie a lanciare la bottiglia piuttosto di quello di Billy. Il modello non cattura questa informazione, chi dei due è stato. Questo lo rende un cattivo modello, perché sfugge qui una caratteristica importante del mondo. Ci sono vari modi per catturare le informazioni, ma ne abbiamo una qui. Voglio aggiungere due variabili. Una dice che il sasso di Susie ha lanciato la bottiglia, l'altra dice che invece è il sasso di Billy che ha colpito la bottiglia. Io vi darò un modello dove dice che Susie ha colpito per prima. Allora, quali sono le equazioni? Il sasso di Susie ha colpito la bottiglia, e chiaramente se lo lancia, oppure il sasso di Billy che colpisce la bottiglia se lui ha lanciato, ma invece Susie non l'ha lanciato. E diciamo che però Billy ha colpito la bottiglia perché Susie l'ha mancata, altrimenti non l'avrebbe potuta colpire. È diventato un po' complicato questo modello, ma in questo modello, secondo la nostra definizione, Susie è la causa e Billy non è la causa, perché se manteniamo Billy, BH, questa variabile, in effetti questa è zero perché Billy non ha colpito. Se noi correggiamo il fatto che Billy appunto non ha colpito la bottiglia, Billy non colpisce. Questo cambia il fatto che Susie non lancia, e quindi se Susie non lancia la bottiglia non si rompe, se Susie lancia la bottiglia si rompe, perché comunque Billy non ha lanciato. Quindi è Susie la causa, Billy non è la causa, perché nel mondo reale, qui abbiamo detto che nel mondo reale Billy non ha colpito la bottiglia, nel mondo reale è stata Susie a colpire, perché se noi quindi correggiamo chi ha colpito, non importa quello che ha fatto Billy. Ora, molto rapidamente, voglio mostrarvi un'altra cosa e poi terminerò, perché credo di avere soltanto altri 5 minuti.
Allora, la definizione funziona molto bene, tranne che a volte non funziona. Voglio raccontarvi una storia. Josh è al Dipartimento di Filosofia e Psicologia e lo chiamano filosofo sperimentale, è a Yale. Fa degli esperimenti, è una cosa molto nuova in filosofia, conduce esperimenti sulle persone. C'è una storia dove la receptionist nel Dipartimento di Filosofia tiene piene di penne, tiene moltissime penne sulla scrivania e gli assistenti dell'amministrazione possono tenere tutte queste penne e invece possono prendere le penne, mentre praticamente il corpo insegnante deve acquistare le proprie. In pratica sia gli assistenti che il corpo insegnante prendono le penne. A lunedì mattina sia un assistente che il professor Tex prendono le penne e la receptionist ha bisogno di prendere un messaggio importante, ma non ci sono penne. Chi è la causa? Qui c'è una simmetria, perché c'erano due penne, è come il caso congiunto dell'incendio. Chiaramente quello che ci vuole è un solo fiammifero per far partire l'incendio e se i professori non avessero preso tutti, se in due non avessero preso le penne, una sarebbe rimasta lì. Quindi qui le persone dicono che è stato il professor Smith la causa di quello che è successo. Perché? Danny Kahneman, che ha ricevuto il premio Nobel, psicologo, si occupa di economia comportamentale e di causalità. Aveva una pubblicazione dove diceva un evento è più probabile che sia colpito da qualcosa di eccezionale piuttosto che da aspetti di routine della catena causale che hanno condotto a quella. Quindi qui stiamo parlando in base alla controfattualità. Stiamo cambiando le cose piuttosto che renderle più normali. Che cosa intendo dire con questa affermazione? Pensate al professor Smith, pensate a questa storia. Possiamo cambiare le cose in due modi. Possiamo immaginare che il professore non abbia preso la penna, quindi ci sarebbe stata una penna sulla scrivania. Possiamo immaginare che la segretaria non aver preso la penna e ci sarebbe stata una penna. Se il professore non ha preso la penna, è più normale, perché i professori non dovrebbero prendere le penne secondo le regole, dovrebbero avere le loro. Abbiamo detto che il corpo insegnante, quei professori devono prendere le proprie. Quindi, invece, le segretarie normalmente possono prendere le penne. Le persone preferiscono, quando pensano alla causalità e pensano in modo controfattuale, e qui abbiamo visto molti esperimenti filosofici, preferiscono fare dei cambiamenti che rendono il mondo più normale. Possiamo modificare le nostre definizioni per andare a vedere quali sono i cambiamenti che rendono il mondo più normale. E quindi è il professor Smith che diventa causa. Quando è stata cambiata la storia dicendo che le penne sono a disposizione dei professori anche e i segretari invece le penne le prendono da qualche altra parte e tutti dicono che a quel punto è il segretario, la segretaria la causa, non è il professore. Le persone sono molto sensibili quindi a questi cambiamenti. Mi fermerò tra due minuti e concluderò. Abbiamo quindi questa definizione che ha a che fare con la responsabilità e con la colpa. Ma se volete poi possiamo parlarne anche dopo la conferenza, perché qua sembra che non abbiamo molto tempo. Le persone non sono sempre d'accordo su come attribuire la causalità. Le persone applicano varie intuizioni a come dedurre la causalità. Ma abbiamo condotto degli esperimenti su Amazon Turk. Parliamo degli esperimenti e poi possiamo condurre delle indagini. C'è questo tool fantastico, Amazon Turk, e le persone possono rispondere. Chiediamo alle persone, cerchiamo di giudicare quanto si è responsabili per un risultato. Ad esempio, se si vota, abbiamo visto che le persone dicevano che abbiamo cercato di attribuire dei voti alle responsabilità e sulla base della teoria che abbiamo elaborato voglio concludere con un esempio. Quindi in base alla focalizzazione, a dove concentrano l'attenzione, le persone danno risposte diverse. Ad esempio, qual è la causa di un incidente del traffico? Un ingegnere ha risposto la progettazione della strada che era terribile. La risposta di un altro meccanico, i freni non funzionavano. La risposta dello sociologo è il pub vicino all'autostrada. La risposta dello psicologo è il driver era depresso. Queste risposte sono tutte ragionevoli, ma dipende dal punto di vista se è esogeno o endogeno. Quindi dicevamo,
hanno tutti ragione, ma ci interessa la causalità perché cerchiamo di scoprire che cosa dobbiamo fare per rendere le cose diverse e migliori la prossima volta. Quindi nel nostro quadro di riferimento tutte queste persone utilizzano diversi modelli causali, quindi diverse variabili vengono rese endogene o esogene. Quelle endogene sono quelle che possiamo controllare, quelle esogene sono quelle che sono al di fuori del controllo del modello. Quindi l'ingegnere può controllare la progettazione della strada, è una cosa che lui può correggere e questo lo rende endogeno, tutto il resto invece è esogeno. Lo psicologo, cosa possiamo cambiare? Possiamo aiutare il paziente, il conducente a essere meno depresso, che quello può diventare endogeno. Quindi stiamo costruendo un modello causale e dobbiamo pensare a che cosa controlliamo e che cosa non controlliamo. Voglio concludere con darvi un'idea di come usiamo la causalità nell'informatica. Avevo un collega che lavorava per l'IBM, ha costruito un tool, uno strumento, che andava a vedere i programmi brevi che non funzionavano, cercava di aiutare i software engineer a capire qual era la causa per cui quel programma non funzionava. È stato in grado a pensare al programma e a convertire il programma in un modello causale del tipo di modelli che abbiamo discusso fin qui, con le variabili e con le equazioni, e a utilizzarlo per determinare il grado di responsabilità e in che misura ciascuna riga di codice era la causa del problema del programma. Sappiamo che il programma ha avuto successo perché quando lei ha chiuso il programma per 2 giorni per correggerlo e per migliorarlo, improvvisamente tutti i software engineer si lamentavano, dicevano rivogliamo il nostro tool, perché loro pensano in termini di causalità. E quindi questa definizione di causalità li ha aiutati a formalizzare la loro intuizione, quale linea di codice era la causa del problema. Analogamente, nei database abbiamo questi enormi massi di database e lì facciamo delle domande, cioè perché, quanti manager hanno almeno 10 dipendenti, facciamo dei query, cioè facciamo delle richieste all'interno dei database, a volte i database danno delle risposte a queste query che noi non ci aspettiamo. Perché riceviamo quelle risposte? Quali dati avete nel vostro database? E quindi qual è la causa per cui ottenete quella risposta? E quindi la mia collega ha preso la definizione e l'ha applicata a dei database per poter rispondere a delle query. È questo che intendo quando dico che questa definizione è utile pragmaticamente per gli informatici e dovrebbe essere utile anche ai legali che hanno bisogno di buone definizioni di causalità. E mi fermerò su questa nota. Thank you very much to Professor Grazie, Halpern. Professor Halpern. Scusate. Devo parlare italiano. Non parlo italiano. Grazie molto al professor Halpern che ha reso comprensibili concetti abbastanza difficili. Io non vedo assolutamente nulla, però se c'è qualcuno che vuole fare una domanda dal pubblico, ecco, adesso vedo di più. Lui, c'è un ragazzo. Forse sì. È là. Ho una domanda sul programmatore che cercava di capire quale linea di codice era sbagliato. Se c'è un errore concettuale, il programma può funzionare. Comunque, il programma, quando si studiavano le linee di codice, quindi veniva usata la definizione controfattuale dicendo se questa linea di codice fosse stato diverso, il programma avrebbe funzionato? O se queste due righe di codice, il programma avrebbe funzionato? In questo senso veniva usata la definizione controfattuale. Non cercavano di capire se l'errore era concettuale oppure c'era un'incomprensione, ma osservavano solo il codice, non capire cosa c'era nella mente del programmatore e quali cambiamenti del codice avrebbero corretto il programma. Quindi il programma aveva una specificazione, indipendentemente da quello che doveva fare il programma, il fatto che non funzionava, che non svolgeva una certa funzione, la domanda era qual è la linea di codice che va cambiato. Si trattava di programmi brevi, ma complessi, non erano esempi da gioco, da giocattolo. Cluster di domande lì.
Thanks, Joe. Grazie. Vorrei tornare alla critica fatta alla fine, l'esempio delle penne come sfida. Non credo che sia una sfida. Io sono un avvocato. Gli avvocati dividono la causalità dalla responsabilità. L'esempio che io suggerirei è il seguente. Gli stessi fatti, ma anche l'inserviente può prendere la penna, ma è anomalo se l'inserviente prenda una penna. Quindi invece dell'esempio che sia il professore fosse l'inserviente, allora la soluzione sarebbe corretta. Entrambi, l'analisi causale delle persone che prendono le penne è uguale, quello che è diverso è la responsabilità. Le persone danno la colpa al professore, non l'avrebbe dovuto fare, ma nessuno incolperebbe l'inserviente. Le diapositive che non ho fatto vedere avevano a che fare proprio con la responsabilità e la colpa. Quindi questo lo possiamo fare proprio usando il modello formale. E ne possiamo parlare dopo, adesso purtroppo non c'è il tempo, ma non è così complesso, ci vorrebbero altri 5 minuti per spiegarlo. Salve, una domanda per la professoressa Paul. Le volevo chiedere se conosce cosa ne pensa del contributo dato agli studi sulla causalità più in senso metafisico dalle opere di David Lynch, per esempio, dallo Steigway a Inland Empire a, non so, l'intera saga di Twin Peaks, per esempio. Le opere di chi? David Lynch. Nietzsche. Lynch. David Lynch. Ok. Qual è la domanda esattamente? Cosa, se la professoressa Paul conosce, cosa ne pensa del contributo dato agli studi sulla causalità dal cinema di Lynch come lo Steigway? He's asking about Lynch has this very loose causal connections in his movies. So if you think this is a good example of any, you know, problems or contributions. Penso che lei abbia ragione. Una delle cose che mi fa impazzire è come la causalità e il viaggio nel tempo vengono trattati nei film. Potrebbe andare bene avere delle connessioni causali in cui una cosa ne causa un'altra, ma i problemi sorgono quando si cerca di capire la differenza tra essere in grado di cambiare il passato e se la causazione all'indietro. Non solo David Lynch, ma anche altri film sul viaggio nel tempo, si vede che c'è una fotografia di un evento che è avvenuto che comincia a scomparire, ma questo è un errore. Non hanno capito la teoria che sta alla base di questa idea, questi registi. Sta, e andate là. Aumentategli lo stipendio, poveretto, che qui è... Ok, ultima domanda, velocissimo, non ce la fa più, poverino. Thank you. My question... La mia domanda è per la professoressa Paul. Non sono un filosofo né un informatico, quindi sarà piuttosto ingenua questa domanda. Non credo di aver capito la distinzione tra il cambiare il passato e il partecipare al passato, poiché il partecipante non era presente nel passato. Questa è una cosa molto difficile da spiegare, forse non l'ho spiegata abbastanza chiaramente. Il pensiero è questo: vi è un modo naturale quando noi immaginiamo di andare indietro nel tempo e intervenire nel passato, ma
Quando si è verificato il 1850 non è successo nulla di tutto ciò e poi il 1850 può verificarsi e io sono nella macchina del tempo. Diciamo che lei fosse presente in quegli eventi, quindi faceva parte della storia. Allora, per tutto il 1850 lei avrebbe potuto fare quello che aveva fatto. È la causa, è qualcosa che avviene nel futuro. Quindi partecipare nel passato, cioè non si può cambiare il passato, non si può sostituire un evento del 1850 con un altro che non è avvenuto. Naturalmente non possiamo ben pensare che il futuro possa causare il presente. Tuttavia dobbiamo finire qua perché dopo c'è un'altra conferenza. Quindi finiamo qui e grazie tante.